E poi gol! Quindi Toscano lascia Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno e contatto! Sommella rivista la taglia sotto, anche sotto! Sommella! Tacco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, dribbling, chiude fatto, Sorgente! Va Carbone! Italo, Roberts vuole in avanti, Abezzone prova a girarsi, a destro! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Tutto pronto per l'inizio di questo match tra Daje de Tacco e Maltesers. Questi ultimi un po' rimaneggiati. Vediamo in mezzo al campo Vitaiano, Artina e un altro Rubino. Mentre dall'altra parte i soliti Dumonté, De Notaris, Pulcini, Prieto, Cedrola e a porta Sarti. Seguiamo l'azione d'attacco per i Maltesers. Partita che comunque si preannuncia molto equilibrata e combattuta. Due squadre infatti vantano ottima posizione in classifica. Siena qui a Rubino, Sarti para. Rubino al centro, Vitaiano! La parata di Sarti. Ottimo il suo intervento. Dumonté, la serie di finte Dumonté, prova a esplodere il destro contrato, Rubino lo attacca, vince il rimpallo, attenzione al contropiede, Rubino serve Giuliano, il palo è Pertina, palla fuori, davvero molto aggressivi in questo primo frangente i Maltesers. Dumonté serve Pulcini si gira col mancino, la parata di Liberti con il piede. Pulcini la rovesciata, Liberti, Dumonté, il bacher di Liberti, poi sbaglia ad allontanare Vitaiano, la palla di Prieto, se la porta sul fondo Prieto, poi attenzione alla ripartenza di Rubino, il dribbling secco su De Notaris, Rubino, la finta Rubino, il gol dell'1-0 deviato di Andrea Rubino. Aiutato, come dicevamo, dalla deviazione, comunque un ottimo gol in ripartenza velocissima per Andrea Rubino ed è 1-0. Dumonté a cercare De Notaris, il bagger di Liberti e la rete di Willy De Notaris. La buccia di Liberti che la regala sul piede di De Notaris. Passano neanche 30 secondi ed è già pareggio, 1-1. Dumonté, se ne va subito Dumonté, il destro! Un gol stupendo di Dumonté che ce la viene a dedicare. Il 2-1 di Manuel Dumonté. Esagerata la sua rete. Non poteva nulla qui Liberti. Rimonta completata per i Daje de Tacco. Vanno in vantaggio per 2-1. De Notaris inciampa nella rete. De Notaris e poi Rubino. Il pareggio di Rubino. Fortunatissimo in questo frangente. Scivola De Notaris. Ha dell'incredibile questo gol. Dumonté col destro, Liberti sul punteggio di 2-2, finisce qui questo primo tempo. Tutto pronto per questo secondo tempo della sfida tra Daje de Tacco e Maltesers, il parziale di 2-2. Partita dunque molto equilibrata, come rispecchia perfettamente il risultato. Tina serve poi Rubino. Vai,
che poi va giù. C'è una Dumonté, Dumonté rientra, Dumonté, la palla alta sopra la traversa di pochi centimetri, brividi per i Maltesers. Palla al centro, la rete di Rubino, passano, anzi tornano in vantaggio i Maltesers, 3-2. Riccardo Rubino, bellissima la sua entrata in gioco dopo questo calcio d'angolo. Dunque il nuovo vantaggio dei Maltesers. Monte col destro, Liberti la parata. De Notaris la tiene, De Notaris, serve poi Pulcini, Liberti, la palla a cuore De Notaris che rientra, perde quel pallone, Rubino se ne va, Rubino sbatte sul corpo di Monte che colpisce con la mano. Rubino al centro, la rete di Stefano Artina. Il 4-2, allungano le distanze i ragazzi in maglia gialla e l'assente capitan Quaratino. Stefano Artina, il portiere ribattezzato attaccante, la mette dentro con gran stile. Monte, rischio di Rubino, poi Prieto anticipa Artina, la palla finisce a Giuliano. Quindi Rubino, Rubino serve Artina, Artina all'uscita di Sarti. C'è una Artina, il contropiede Artina, si divora, un gol già fatto. Stefano Artina. C'è Rola al centro, la rete di Pulcini. Deviazione ostica, non può nulla Liberti. Da due passi Pulcini la mette dentro ed è 4-3. De Notaris, la finta De Notaris, salta tutti, il pareggio di Willy De Notaris, finisce la partita sul 4-4, li salta davvero tutti. Che De Notaris, finisce qui la partita. Andiamo da qui con i Dai De Tacco, in particolare con De Notaris, il migliore in campo di questa sfida pareggiata per 4-4 contro i Malteses. Dicci un po' com'è andata la partita. Diciamo che la partita è iniziata bene, noi abbiamo... sì, sì, noi dopo la bella serata di ieri sera passata in discoteca, però poi ci siamo distratti e loro sono stati bravi, diciamo, troppo. A realizzare le opportunità che hanno avuto, però poi alla fine partita da estremo, partita anche per gli altri, anche per gli altri, diciamo, per tutte e due le la squadre, decina del bene, per fortuna ho fatto il gol, diciamo, del pareggio all'ultimo secondo, quindi sono contento di questa prestazione. Okay. Senti, una parola anche al capitano, ci vuoi dire qualcosa di questo match? Vabbè, siamo contenti, il risultato positivo, continua la scia positiva, contribuire in classifica, che dire, siamo contentissimi. Hanno giocato bene, ovviamente, sono onorissimi, onore. Però noi pure dobbiamo essere fatti concentrati e ci abbiamo creduto, quindi siamo contenti. Senti, un'ultima parola di Notaris, quale pensi che sia la squadra che potete temere di più in questo campionato? Sicuramente noi purtroppo è la prima, perché abbiamo iniziato male, diciamo, il campionato, però prima Yerso Shekinah, però l'abbiamo già fatto, però infatti abbiamo iniziato male con Shekinah, però poi ci siamo rifatti e ora speriamo, diciamo, di fare bene ancora in questo torneo. Ok, allora, grazie, bravo.